Amici di BC Sport, ben ritrovati e buonasera. Oggi, undicesima tappa, si arrivava in salita a Granon, è successo qualcosa che io non mi sarei mai aspettato. A vincere è stato un corridore della Jumbo Visma, Vingegaard, che questa sera è la nuova maglia gialla. Lo sconfitto di turno credo sia un nome su tutti, si chiama Tadej Pogačar. Ora, analizzare il motivo di questo crollo in pochi minuti non è poi così facile. Ma provo a farlo insieme a voi. La domanda potrebbe essere: una gestione sbagliata, durante la tappa? Può anche starci. Per esempio, una scarsa alimentazione, una crisi di fame ci potrebbe anche stare. Pogačar ha sbagliato a rispondere agli attacchi continui di Roglic e di Vingegaard? No, non ha sbagliato secondo me. In quel momento non aveva più compagni di squadra. Ha dovuto per forza di cose intervenire in prima persona. Era lui la maglia gialla, lo doveva fare, era obbligato a farlo. L'altra domanda è: ma il tour di Pogačar è finito? Beh, insomma, ci sono due letture in questo caso. La prima è questa: secondo me, no. Domani c'è una tappa importante, si arriverà sull'Alpe d'Huez, quindi la tappa più difficile del tour. Se Pogačar avrà recuperato e starà bene, sicuramente proverà a riprendersi la maglia gialla. La seconda analisi però è questa: visto che Majka è stato trovato debolmente positivo al Covid, quindi ha potuto riprendere la corsa al Tour de France, non è che magari Pogačar è un po' influenzato ed ha qualche inizio di, come dire, di Covid? Bene, solo le analisi che farà questa sera o domani avrà una risposta di questo tipo. Quindi capiremo domani lo stato di salute di Pogačar. Ultima considerazione: si parla tanto di ciclismo moderno, meno moderno, antico, qual era il migliore? Insomma, io non ho una risposta precisa. Quello che ho visto oggi però è il ciclismo. È stata una tappa veramente bella, imprevedibile, con colpi di scena, i protagonisti non si sono risparmiati e credo che domani assisteremo sicuramente a un altro episodio fondamentale e importante. Vedremo se i diretti avversari di Vingegaard, Pogačar e tutto il resto avranno il coraggio di attaccare una Jumbo Visma, uno squadrone veramente potente e forte. Non sarà facile. Buon Tour de France.